Alessandro Piccinini, avvocato, aquilano, ex consigliere comunale con Alleanza Nazionale, ex capogruppo di Alleanza Nazionale, oggi candidato consigliere con Giorgio De Matteis. Innanzitutto il perché di questa scelta. Salve a tutti e grazie dell'invito ovviamente. Il perché di questa scelta è per ciò che si è prodotto in questi mesi all'interno del PDL, è per una gestione sciagurata a livello dirigenziale che ormai è sotto gli occhi di tutti e ormai anche i non addetti al lavoro sono riusciti a comprendere quello che è accaduto in questi mesi dentro il PDL, per cui è stata una naturale conseguenza, così come me, anche altri candidati, espressione anche di gruppi forti della città, già consiglieri comunali o non, hanno preventivamente abbandonato il PDL, ma per necessità, per ragioni di necessità, per un comportamento assolutamente incompatibili con le regole democratiche da parte di chi sta amministrando il PDL in questo momento. L'UDC è un contenitore in questo momento, a mio modo di vedere, di persone sane che stanno facendo politica sul territorio bene. Per me ovviamente è stata determinante la decisione da parte dell'UDC di sostenere in queste prossime imminenti amministrative Giorgio De Matteis come sindaco. Qualsiasi altra scelta, decisione sarebbe stata incompatibile con la mia posizione politica. Prima chiacchierando stavamo dicendo che la gente è confusa, quanto è importante per le persone in questa tornata elettorale affidarsi magari a persone che hanno già esperienza dal punto di vista politico e amministrativo. Ma senza nulla voler togliere anche a persone che decidono di, passatemi il termine, improvvisarsi. Perché a mio modo di vedere fare politica è non dico una professione, ma senz'altro è da una parte una vocazione, dall'altra parte, come ogni cosa, probabilmente avrebbe bisogno di una formazione. Se si è iniziato a frequentare magari le sedi di partito quando si aveva 14 anni, si è fatto tutto un percorso, sicuramente, o come nel mio caso, si è avuto anche la possibilità di conoscere anche l'amministrazione, quindi di essere consigliere comunale, capogruppo in una precedente esperienza amministrativa, è senz'altro, a mio modo di vedere, un valore aggiunto, a maggior ragione se poi non ci si arriva magari neanche troppo tardi con l'età. La confusione è totale perché per quello che è stato, per quello che la politica aquilana ha prodotto in questi anni, una frammentazione totale sia a destra che a sinistra. E di lì poi si va alle persone cercando di convincerle, come vediamo molto spesso ci si riesce, o anche semplicemente illudendole che la politica o un percorso del genere possa essere fatto da chiunque. E come si può vincere l'antipolitica? Ma il discorso dell'antipolitica, secondo me, troppo spesso è un discorso cavalcato strumentalmente. È un po' come quando sento dire la necessità che in politica ci si impegni il mondo civile, come se uno che fa politica non fosse civile, o come me che sono comunque un professionista e quindi posso essere tranquillamente ascritto nella cosiddetta società civile, ma nello stesso tempo posso anche considerarmi un politico, quantomeno locale, ma comunque un politico. Nel progetto di Giorgio De Matteis, qual è la cosa che la convince di più, l'aspetto che è stato determinante per la scelta di sostenerlo? Ma la cosa che mi convince di più innanzitutto è lui rispetto a Massimo Cialente, tutta l'amicizia e la stima per l'uomo, ma ha dimostrato nella gestione della post-emergenza di non avere assolutamente le carte in regola per poter amministrare questa città. C'è stato un momento, ripeto, rispetto a quello che è stato l'intervento del governo sull'emergenza, che credo non si possa dire assolutamente male. Nel momento in cui sono passati, il posto di comando è stato passato a Cialente, all'amministrazione comunale, si è dimostrato tutto il disfattismo anche di questa giunta, dove hanno litigato componenti che oggi sono nuovamente con Cialente, quali Sell, mi viene in mente Giustino Masciocco, che abbandonava la giunta per questione di incompatibilità. Oggi non so con quale credibilità
si ripresentano insieme all'attenzione degli elettori. Giorgio De Matteis, credo che dimostri tutta un'altra solidità e spessore, in questo momento, e i cittadini aquilani hanno bisogno di essere rassicurati e di sapere che c'è una persona e soprattutto un'amministrazione che prenda delle decisioni, perché è il momento questo di prendere delle decisioni, di amministrare la città, garantendo non solo l'ordinaria amministrazione, ma facendo molto, molto di più, vista la situazione in cui versiamo.